Siamo di là! L'umanità è atterrata nel 2020. E siamo ancora tutti vivi. Incredibile. Complimenti a noi sopravvissuti. Non è per niente scontato. Eh sì, perché è una proporzione inversa. Nel mentre che aumentiamo le probabilità di autodistruzione, la scienza ci porta a nuovi livelli di sopravvivenza. E finalmente iniziamo a capire che non siamo solo noi a dover rimanere in piedi, ma anche il pianeta Terra, col suo regno animale e vegetale. Sì, certo, siamo in ritardo. E non abbiamo scuse, anche se una considerazione va fatta. Ci siamo evoluti di più negli ultimi 50 anni che negli ultimi 5.000. Siamo passati da un pensiero dove la natura ci sovrasta e ci comanda maestosamente, con terremoti, virus, il semplice inverno, che fino a qualche generazione fa ci faceva sentire piccoli e insignificanti, ad oggi a capire che con un click possiamo destabilizzare un pianeta. Non c'è da stupirsi se abbiamo anche qualche dissidio generazionale quando si discutono queste cose. Fortunatamente l'informazione libera, internet, è a disposizione di tutti, se si sanno riconoscere le fonti buone. Per cui, come detto, non abbiamo più scuse. Detto questo, passiamo a ciò di cui essere fieri come specie. L'anno scorso, in questo periodo, ho fatto uscire questo episodio, relativo al 2018. E siete impazziti. Fu condiviso oltre 1700 volte su WhatsApp. Su WhatsApp, molto personale. Per cui facciamone un rito e una tradizione. Ecco a voi l'umanità nel 2019. Parlavamo di pianeta. Si parla fortunatamente tanto di pianeta. Beh, qualcosa di buono lo stiamo facendo. La Terra è ufficialmente il 5% più verde rispetto alle due decadi precedenti, secondo la NASA. 2 milioni di miglia quadrate dagli anni 2000, più o meno le dimensioni dell'intera foresta amazzonica. E il primo premio va all'Etiopia, record mondiale per numero di alberi piantati. 353 milioni in 12 ore. Un plauso per il primo ministro Abiy Ahmed, che ha guidato milioni di etiopi nell'impresa a luglio 2019. E sempre per la rassegna Giochi senza frontiere, brava la Francia, che ha aumentato la propria area forestale del più 7%. Il Nepal si è guadagnato un buon 20% negli ultimi 30 anni. E la Costa Rica annuncia che nello stesso periodo ha duplicato le proprie foreste, tanto da poter vantare che metà del paese ad oggi sia coperto di vegetazione. In Europa finalmente si tirano fuori gli artigli. La più grande istituzione finanziaria multilaterale, la European Investment Bank, ha confermato di bloccare qualunque finanziamento verso il mondo dei combustibili fossili. Ma la parte più interessante è che ha dichiarato di voler investire metà del budget annuale su azioni sul clima e sostenibilità entro il 2025. Non parliamo del budget sull'energia, l'intero loro budget. Gradassi, ma bravi. Le centrali di carbone nel mondo finalmente diminuiscono la loro produzione. Del 3% quest'anno, la maggiore flessione di sempre. E questo genera un effetto farfalla. Per cui il 42% delle centrali a carbone nel mondo sta ora perdendo soldi. E nessuno vuole più investire in quel mercato. Ora si investe nell'eolico e solare. Anche perché il loro costo è sceso sotto quello di mantenimento delle centrali nucleari e a carbone. Di fatto, come da parole di Ramesh Nam, il tecnologo americano, siamo passati ad una nuova fase, dove la domanda non è più costa meno, ma quanto velocemente possiamo mettere in funzione. E così, nel terzo quadrimestre scorso, gli UK, sesta potenza mondiale, ha generato più elettricità da sole, vento, acqua e biomassa che da gas, olio e carbone. Yeah! La Germania, quarta potenza mondiale, aveva già raggiunto questi obiettivi nel primo semestre del 2019. E gli Stati Uniti, che sappiamo essere un po' duretti sul tema, hanno raggiunto lo stesso obiettivo per la prima volta in aprile, con la California che spinge più di tutti. E le auto? Bloomberg riporta che nel 2019 il prezzo medio delle batterie è sceso dell'87% rispetto al 2010. Siamo a circa $156 per kilowattora. Ed ecco che nel 2019 i produttori di auto si sono finalmente seduti al tavolo delle trattative e hanno buttato tutti assieme 225 miliardi di dollari da investire in veicoli elettrici per i prossimi 5 anni. Volkswagen è leader, con un'offensiva elettrica di 44 miliardi. All in! E con una promessa di abbandonare la produzione di tutti i veicoli a combustione entro il 2026. Fra 6 anni. Nel frattempo il primo aereo commerciale elettrico completa il suo volo di test in Canada. Insomma, la scusa del domani nel dare uno strappo a qualcuno sarà... ho la batteria scarica. Sempre la stessa di scusa. Ma va bene così, per un mondo migliore.
In questo periodo di transizione di abitudini salutiamo anche le posate in plastica, le cannucce, i bicchieri, i palloncini, i cotton fioc, i contenitori di cibo e tanto altro. Perché, come da notizia di marzo 2019, in Unione Europea verranno vietati dal 2021. Parliamo dei divieti che ci piacciono. Gli Stati Uniti pubblicano una nuova legge contro la crudeltà animale. In Cina escono le linee guida ufficiali su 9 metodi alternativi di test su cosmetici, che escludono test su animali. E in Australia alle aziende di beauty è vietato utilizzare anche solo dati provenienti da test su animali in generale. Belle tutte queste leggi. Ma una legge è fatta per costringere. Sarebbe molto più semplice se voi... Se noi iniziassimo ad acquistare in modo consapevole i prodotti, controllando se l'azienda non sfrutta gli animali per i loro stupidi test, considerando anche che chi non lo fa solitamente lo scrive. Ricordiamoci che tutto parte sempre dalla domanda nel mercato. Se evitate quei prodotti, le aziende sono costrette a portare cambiamento. Lo abbiamo visto con la plastica, lo stiamo vedendo con la pelle, con il consumo della carne, con la televisione tradizionale. A proposito di consumo della carne, l'anno scorso c'era della confusione. Qualcuno diceva che il consumo della carne di manzo fosse aumentata globalmente. E purtroppo era accaduto, dello 0,11%. Ma in verità nel mercato questo è un segnale di picco esausto, da cui scendere. E come abbiamo imparato prima per l'energia alternativa, butterfly effect. Si investe meno, le aziende corrono ai ripari con alternative. E di fatto, conti alla mano. In Europa la produzione di manzo è crollata del 26% dal 1991, in Canada del 41% e in Argentina del 16%, che è molto se consideriamo la loro cultura sul tema. Che la carne rossa faccia male è un dato ufficiale, non importa da dove la prendiate. Il resto sono solo scuse. Seoul, 10 milioni di abitanti, ha chiuso definitivamente con la macellazione di cani. E sempre nel 2019, dall'altra parte del pianeta, in Olanda, accade una cosa incredibile. Diventa la prima nazione al mondo ad eliminare tutti i cani randagi. Fermi, non con l'eutanasia, ma attraverso l'educazione, cliniche veterinarie gratuite e un programma di assegnazione a famiglie o strutture. Meanwhile, nell'Atlantico meridionale, la popolazione di megattere torna ad essere un numero molto confortante. 24.900. Oltre il 90% della dimensione in cui erano prima che venissero cacciate al limite dell'estinzione. E noi umani come siamo messi? Beh, ci siamo inventati un paio di vaccini niente male. Uno è per il tifo, che ha ridotto i casi di oltre l'80% nei test e viene ora utilizzato per rendere immuni 9 milioni di bambini in Pakistan. L'altro è per l'Ebola, che ha ridotto la mortalità dal 70% a solo il 6%. Eh sì, noi ignari di tutto, ma queste malattie sono ancora in giro. Come la polio. Nel 2019 abbiamo eliminato ufficialmente anche quella di tipo 3. Ci rimane solo la 1, e solo in Pakistan e Afghanistan. Due persone sono in completa remissione dall'HIV-1, l'AIDS, che colpisce oggi 37 milioni di persone nel mondo. Denominato The London Patient, è il secondo caso dopo il paziente di Berlino. Ci stiamo arrivando. Anche il diabete di tipo 1 avrà vita difficile. A febbraio degli scienziati americani hanno fatto una scoperta incredibile sul tema, convertendo cellule staminali umane in cellule produttrici di insulina, simili alle cellule beta pancreatiche, tanto da far girare la notizia come la soluzione del pancreas bionico. Boh. Ma come escludere il cervello? Stiamo aggiustando cose. Per la prima volta degli scienziati hanno invertito la demenza nei topi, con una droga che riduce l'infiammazione. Possiamo ora individuare l'Alzheimer con un esame del sangue oltre 10 anni di anticipo rispetto ai sintomi. E in Canada ci siamo inventati una soluzione per il Parkinson che supera ogni aspettativa. Per la prima volta abbiamo reso dei pazienti in grado di camminare senza essere assistiti, con un impianto spinale che lavora di stimolazione elettrica. Entro un periodo di 4 mesi è in grado di ricreare le connessioni neurali al punto da poter poi essere spento. Il paziente continua a migliorare anche in seguito. Dei ricercatori hanno ora reclutato 25 persone per un trial, che si concluderà ad aprile del 2020. Ad aprile! Grande news! Grande! E il cancro? Questa malattia che provoca terrore già solo per il suo suono onomatopeico. Il tumore. Il terrore. Certo che certe volte gli scienziati dovrebbero essere accompagnati da un creativo quando si inventano i nomi. Beh, una malattia dal nome bastardo non si può che combattere con un'arma dal nome aggressivo. Il broccolo! Eh sì, il broccolo! Non è solo una verdura che fa bene, ma sembra che includa una molecola,
la I3C, che è in grado di riattivare certe proprietà del PTEN, un gene che crea irregolarità ad un altro gene, il WVP1, responsabile della crescita di un tumore. Insomma, ricordatevi broccolo, che è più semplice. Il broccolo nella lista delle armi contro il cancro. Un'altra soluzione molto potente l'abbiamo trovata per il cancro al pancreas, che ha oggi una mortalità del 95% da quando viene scoperta, in una finestra di circa 5 anni. Anche qui una molecola dal nome sempre facile, la PJ34, crea un effetto di autodistruzione nelle sole cellule tumorali. In un test sui topi, un trattamento di soli 14 giorni ha ridotto del 90% il cancro, fino a farlo sparire in uno degli individui. Mentre attendiamo che queste terapie arrivino all'uomo, che non è cosa da poco, meglio avere una sana dieta, che si sa influenzare molto la nostra propensione per queste malattie. E a tal proposito, una ricerca a Shanghai ha pubblicato dei numeri interessanti su come la nostra flora intestinale sia in grado di ridurre i sintomi dell'ansia. Ora, non ingozzatevi di probiotici con i loro miliardi di bifidus, figitus, abracazè! Anche perché è stato dimostrato come questi abbiano un effetto molto minore rispetto ad un trattamento di correzione della dieta. Si sapeva già della forte connessione tra intestino e cervello. Ora se ne sa un po' di più. E infine, sempre cinese, è una scoperta molto bella per i nostri denti. La carie è una delle malattie croniche più diffuse tra gli esseri umani. Dopo anni ed anni in cui risolviamo la perdita dello smalto dei denti con resine e ceramiche, abbiamo trovato un modo di ricreare lo smalto stesso, con un gel. E dovremmo vederne i risultati nell'essere umano tra 1 e 2 anni. Niente più dente d'oro. Ok, posto che si viva di più, la qualità della vita? E intanto una nuova ricerca conferma ciò che aveva reso scettiche alcune persone l'anno scorso. Sulla notizia sulla povertà. Le situazioni di estrema povertà nel pianeta si sono ridotte dal 36% del 1990 al solo 8,6% del 2018. Da quasi 2 miliardi a 610 milioni. Amnesty International dichiara che i casi di esecuzioni per pena di morte si sono ridotti di quasi un terzo nell'ultimo anno, raggiungendo la cifra più bassa in almeno 10 anni. Il mondo è più open-minded? Abbiamo globalmente una mentalità più aperta? Sembra di sì. La World Health Organization ha rimosso il disturbo dell'identità sessuale dal suo elenco di malattie mentali. Quest'anno l'Arabia Saudita ha concesso alle donne il diritto di viaggiare all'estero, di registrare le nascite, il matrimonio, il divorzio, di ricevere i documenti familiari idonei come tutori ai minori e di riunirsi negli stessi luoghi degli uomini. E Taiwan è diventato il primo paese asiatico a legalizzare il matrimonio tra le persone dello stesso sesso. E questa è strana. Il Parlamento indiano ha approvato un disegno di legge che criminalizza la pratica del triplo talak. Il triplo talak consentiva al marito di divorziare dalla moglie ripetendo la parola talak 3 volte. Talak, talak, talak. E se proprio per questo i rapporti di coppia vi spaventano, se siete della tipologia meglio un gatto, ma non avete voglia di prendervi la responsabilità di dargli del cibo o di pulire la lettiera, c'è una soluzione anche per questo. Kubu, il cuscino gatto antistress che ondeggia e fa le fusa e muove la coda mentre vi sparate Netflix o YouTube. No, non mi hanno pagato e no, non pubblicizzerei mai una cosa simile. Ma vince il premio mano sulla fronte dell'anno. Insomma, al di là dei nuovi pianeti con acqua da osservare a distanza e della foto del buco nero che ci ricorda i fornelli di casa, l'umanità sta compiendo dei passi in avanti potenti. E se è vero che negli ultimi 50 anni ci stiamo evolvendo più che negli ultimi 5.000, questo ci suggerisce che il miglioramento è possibile perché è esponenziale. Le soluzioni ci sono ed è importante sentirle, perché ci riducono quella sensazione mediatica di assuefazione da un mondo che sta andando a p***a. Ci fa sentire che si può fare, ci rende attivisti, ci fa credere di più l'uno nell'altro, nelle istituzioni, in noi stessi. Quindi prendete e condividetene tutti e siate positivi, per Dio, in un super 2020. Comunicazione di servizio. Come da ultima puntata, la prima del podcast nel 2020, i commenti dei primi 2 giorni da quando verrà pubblicato questo video verranno discussi live. Un po' a caso, così, quindi commentate, commentate, commentate!